Il futuro è Calabria, apre la 2 giorni di incontri, programmazione, risorse, Unione Europea. Santelli si apre davanti a noi una partita importantissima. Depurazione Calabria, su 24 campionamenti effettuati lungo le coste calabresi, 13 sono risultati fuori dai limiti di legge e di questi 12 sono risultati fortemente inquinanti. Pubblicato avviso ristrutturazione vigneti, Gallo dalla regione 2 milioni di euro in un momento di grandi incertezze. Vertice sul ritorno in aula tra regione e sindaci delle principali città calabresi e USR. Scuola alla regione boccia i rinvii. L'assessore Savaglio, un errore pensare di aprire ad ottobre, sarebbe troppo tardi, ma gli enti locali chiedono più tempo. Abramo, tanti lavori sono ancora da fare. Bentrovati, giornale di Telemia, cominciamo dalla scuola e sulla data di ripartenza, ma ancora i tanti ritardi che in Calabria vengono accusati. Ieri vertice in regione. Partirà la scuola a settembre in Calabria? Il ministro Azzolina dice sì per la regione Calabria, dove da sempre la scuola inizia qualche giorno dopo. Settembre sarà comunque il mese della ripartenza in aula. A chiarire ogni dubbio ieri l'assessore regionale all'istruzione Sandra Savaglio, presente a Catanzaro assieme al direttore dell'ufficio scolastico Maria Rita Calvosa e i sindaci dei capoluoghi delle città con più di 15.000 abitanti. Il mondo della scuola, rappresentato ieri dal direttore Calvosa, si dice pronto. Anzi, bacchette ai sindaci. Calvosa, infatti, non esita a ricordare come gli enti locali, comuni, province, proprietari degli immobili scolastici avrebbero già da tempo dovuto mettersi all'opera per reperire spazi nuovi ed adeguati ai distanziamenti previsti nelle linee guida ministeriali in funzione preventiva. Trasporti e apertura. Distanziamento degli studenti, ne abbiamo già parlato l'altra volta con i dirigenti scolastici, con i rappresentanti dei sindacati, eccetera. Quindi stiamo cercando di continuare a lavorare anche facendo, comunicando quello che è stato deciso a livello nazionale. Si sta puntando per l'apertura il 14 settembre, tranne la Puglia che avrà le elezioni regionali, quindi loro potrebbero aprire più tardi. Io penso che bisogna puntare verso il 14 settembre, poi chiaramente magari non tutti ce la faranno, però bisogna avere questo come obiettivo. Perché penso che prima si inizia e meglio è, perché così si riesce un pochino a capire quali sono i problemi, adeguarsi. E gli studenti hanno voglia di tornare in classe, cioè hanno già dato tantissimo nei mesi scorsi, è possibile che ci sarà di nuovo la chiusura quando inizieranno le influenze, quindi secondo me bisogna aprire il prima possibile. Guarda, secondo me è un errore, perché io vado, vedo che cosa mi serve, cioè il tempo di adeguarmi, siamo ancora in estate, quindi ancora il virus probabilmente è ancora, diciamo, non lo so, uno che cosa fa? Aspettare che poi arriva il virus, cioè le influenze arrivano in ottobre-novembre, quindi potrebbe essere iniziare troppo tardi, potrebbe essere un errore, secondo me. Per quanto riguarda l'aspetto, lei ha parlato dei trasporti, ci sono fondi del Ministero, probabilmente dei trasporti, come dalla scuola arriveranno fondi dal governo oppure ci sarà uno stanziamento diretto della Regione Calabria o tutte e due insieme? Ci saranno fondi del Ministero, in più fondi addizionali per i trasporti, per l'edilizia scolastica, ci sono soldi del passato ancora che evidentemente ancora non sono stati utilizzati adeguamenti da tutte le parti. Ragazzi, ci sono questi fondi, bisogna usarli, 480 milioni di euro che appartengono alla passata amministrazione per l'edilizia scolastica, forse voi lo sapete meglio di me, quindi tiriamo fuori sti soldi, cacciate i soldi e fate gli adeguamenti necessari. Assolutamente contrario, in primis il sindaco e presidente di provincia Sergio Abramo, anche a nome dell'ANCI e dell'UPI. Il presidente UPI Abramo ritiene addirittura scellerata l'ipotesi di riapertura il 14 settembre, nella considerazione che il 24, anzi prima, occorre già fermarsi per gli adempimenti referendari. Abramo dice inoltre che i comuni e le province non hanno avuto il tempo materiale per predisporre gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle disposizioni e men che meno ne avranno da qui alla fine di agosto, quando tutto si fermerà per la consueta pausa estiva. Senza contare ancora il problema trascurato, ma grande quanto una montagna, del cumulo di banchi doppi che bisognerebbe ritirare dalle aule per far spazio ai banchi monoposto con rotelle, trasportare in un luogo sicuro e abbastanza capiente da contenere i banchi di tutte le scuole, che per quanto lo riguarda come presidente della provincia di Catanzaro, che ha competenza sulle superiori, sono una trentina per più di 50 plessi. Un Himalaya di banchi, dice, da trasportare con relativo costo ed immagazzinare con un ulteriore costo.
Ci sono i fondi, dice Abramo, per questa voce straordinaria d'uscita? No, non ci sono. Per questo Abramo e gli altri sindaci chiedono alla Regione un intervento finanziario che tenga conto delle variabili in progress, ovvero delle necessità che vengono fuori man mano che dalle ricostruzioni a tavolino si passa alla realtà delle scuole. Molti amministratori si appellano pertanto ai fondi europei, che sanno già che la strada per accedervi è lunga e non di facile percorso, come da esperienze pregresse. Un miraggio quindi ottenerli prima di settembre inoltrato. Per tutto questo, la data del 14 settembre, dicono i sindaci, nella sala verde della cittadella è sembrata aleatoria se non azzardata, anche alla luce delle ordinarie vicissitudini raccontate da molti amministratori alla ricerca di nuove aule. Qualche sindaco, dicono ancora, ha trovato porte sbarrate anche nelle tradizionali riserve immobiliari della Chiesa, mentre la soluzione, spesso richiamata anche per il suo valore simbolico degli immobili sequestrati alle mafie, non è quasi sempre attuabile, considerando lo stato fatiscente di molti di essi. Occorre adesso trovare una sintesi. Ebbene, sull'aspetto dirimente e quello temporale, ovvero, quando riapriamo le scuole in Calabria? La risposta ancora non c'è, o meglio, come nei quiz di Mike Buongiorno, si può scegliere tra la busta numero 1, si riapre il 14 settembre, e della risposta dell'assessore Savaglio e si presume della presidente Santelli, o la busta numero 2, si riapre il 1 ottobre, che è quella scelta dal sindaco Abramo, anche a nome dell'ANCI e dell'UPI. O la busta numero 3, sarebbe meglio aprire il 14, ma se proprio qualche istituto non ce la fa o qualche comune chiede qualche giorno di rinvio, si può pure fare. A questo però c'è la risposta della dirigente dell'ufficio scolastico Calvosa, che comunque precisa, occorrono le 200 giornate di lezioni complessive. Vorranno quindi gli alunni calabresi protrarre la loro presenza nelle aule fino a giugno inoltrato? La scuola calabrese si sta preparando logicamente per poter iniziare a lavorare già in sicurezza dai primi giorni logicamente del mese di settembre, per poter anche accogliere successivamente anche i ragazzi alla data di apertura. Nella regione proprio ieri ci sono stati su tutte le province delle conferenze di servizio che noi abbiamo attivato, io ho attivato come ufficio scolastico regionale, proprio per ascoltare la voce delle scuole, perché come sapete le linee guida, quindi le indicazioni erano quelle che diciamo portavano prima a delle conferenze di servizio tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali, al fine di poter come posso dire, individuare spazi e aule necessarie eventualmente per la riapertura in sicurezza. E una volta fatte le conferenze di servizio tra le istituzioni scolastiche e gli enti locali preposti, ieri abbiamo noi come ufficio regionale attivato queste conferenze a livello provinciale per sentire un po' qual è stata, quindi un report praticamente da parte delle scuole, per conoscere, per tazzare un pochino il terreno e per vedere ogni scuola a che punto poi di effettiva realizzazione diciamo dell'andamento, della messa in sicurezza degli istituti, le tempistiche, le necessità, la richiesta di aule, di spazi, quindi abbiamo monitorato un po' tutta la situazione. I dirigenti scolastici, devo dire, stanno rispondendo molto bene. Logicamente, al di là della buona volontà della scuola di riorganizzarsi in parte con una didattica alternata, una didattica a distanza, in parte con una didattica in presenza, quindi con diversità da istituto a istituto di organizzazione, chiaramente una nota che ancora non riusciamo a definire completamente è proprio la situazione, l'individuazione da parte degli enti locali, logicamente preposti in quanto proprietari dei diversi stabili, a riuscire ad individuare gli spazi giusti e le eventuali aule di cui necessiterebbero logicamente le scuole, al fine di garantire anche una didattica in presenza e in sicurezza. Oggi e domani, 29-30 di luglio in Cittadella, evento per la programmazione Risorse Unione Europea. Si chiama Il futuro è Calabria. Per la Santelli si apre davanti a noi, dice, una partita importantissima.
Lavorare per rendere la Calabria e i calabresi protagonisti di una stagione di rinascita, per dire a chi ci osserva, a chi non ci conosce bene, che il futuro è Calabria. Da questa considerazione si alza il sipario sul nuovo ciclo di programmazione delle risorse comunitarie nella nostra regione. Oggi e domani, infatti, la cittadella regionale di Catanzaro ospiterà l'evento Il futuro è Calabria 2021-2027, scenari e modelli. Una a due giorni di confronto di elevato profilo istituzionale e tecnico-operativo, con cui l'amministrazione regionale intende dare il via ufficialmente al percorso di concertazione e di condivisione per la costruzione del programma operativo del prossimo ciclo di programmazione. La presidente della giunta regionale Iole Santelli, nel lanciare l'iniziativa, rimarca come si apre davanti a noi una partita importantissima. Le decisioni che saranno prese in questo momento potranno segnare le prospettive di crescita della nostra regione. Viviamo una fase particolarmente delicata, ha detto, in cui l'emergenza ha condizionato le priorità, ma siamo fortemente impegnati a costruire prospettive di sviluppo che vadano oltre la crisi. La Calabria e i calabresi devono essere protagonisti di questo percorso che sarà determinante per disegnare il futuro della nostra terra e il processo partecipativo che sarà esteso ai territori e ai vari livelli. È un momento qualificante della programmazione delle risorse comunitarie per il prossimo settennio. Siamo convinti, prosegue la governatrice, che le risorse possono tradursi in risultati concreti di sviluppo solo se sono condivise sia le scelte che le responsabilità. Dal dialogo virtuoso con le varie espressioni del mondo delle istituzioni, dei comparti produttivi e del sociale, intendiamo trarre indicazioni strategiche importanti, identificare istanze e ambiti di intervento per definire traiettorie di sviluppo a cui dare una cornice e strumenti operativi adeguati e rispondenti ai bisogni del territorio e per realizzare ciò di cui realmente la nostra regione ha bisogno. A questo importante appuntamento arriviamo forti di un impegno straordinario che la giunta regionale ha voluto mettere in campo per arginare e mitigare gli effetti di un'emergenza senza precedenti. Una vera e propria opera di ripartenza, insomma, con un articolato pacchetto di misure disegnate per far fronte alle criticità del presente e che ha voluto immettere risorse importanti nel territorio, ma soprattutto ha inteso trasferire fiducia a tutti i calabresi che chiedevano di poter rialzarsi e continuare a lavorare. Velocità e semplificazione, queste le parole d'ordine con cui è stata programmata l'impalcatura di interventi destinata ai vari settori, tenendo conto anche in questo caso delle interlocuzioni con le parti e con gli attori del territorio. Difficoltà che sembrano superate per le aziende calabresi anche grazie agli aiuti che arrivano da enti quali la Regione. Ma sentiamo che estate per loro sarà. L'emergenza sanitaria Covid-19 passa come un tornado e lascia alle sue spalle un cumulo di macerie fatte di settori produttivi messe economicamente in ginocchio. Quali siano state le conseguenze di questo passaggio nel settore delle imprese del terziario della Calabria e quale sia ad oggi lo stato di salute delle stesse emerge dall'indagine presentata ieri in videoconferenza da Pierluigi Ascani, presidente di Format, alla presenza di Klaus Algeri, presidente di Confcommercio Calabria, presso la sala Maria Cocciolo dell'associazione stessa. Un'indagine che ha rilevato numeri e percentuali da capogiro, simbolo di quello shock economico che ha avuto come unico precedente la crisi finanziaria del secondo dopoguerra. 9.000 sono infatti le imprese del terziario che nella nostra regione rischiano di scomparire con la conseguenza di far perdere un totale di 23.000 posti di lavoro. Molte di queste aziende hanno subito come effetto del lockdown l'azzeramento dei ricavi, la concentrazione dei consumi e dai dati emerge la difficoltà degli imprenditori di riuscire a far fronte al proprio fabbisogno finanziario e agli oneri contributivi e fiscali. E se anche hanno visto accolta la loro domanda di credito a seguito dell'introduzione del decreto liquidità, l'attenzione si sposta sui tempi di erogazione ritenuti risolutivi per l'esistenza delle aziende stesse. Ma non solo, spiega Ascani, tutto ciò si riflette irrimediabilmente sulla riduzione del valore aggiunto, ossia sulla capacità delle imprese di produrre ricchezza, e il calo, in questi termini, è stato di circa 2 miliardi di euro. Pubblicato avviso ristrutturazione vigneti. Gallo, assessore Regione Calabria, dice dalla Regione 2 milioni di euro in un momento di grandi incertezze.
Puntare alla competitività del settore vitivinicolo, questa è la finalità dell'avviso pubblicato insieme alle relative disposizioni attuative sul portale istituzionale della Regione Calabria in merito alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2020-2021. Nello specifico, il bando è rivolto alle aziende produttrici di varietà destinate ai vini a denominazione d'origine o a indicazione geografica, intenzionate a programmare azioni di riconversione varietale, ristrutturazione mediante diversa collocazione o modifica della forma di impianto o coltura e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti. Attraverso questa importante misura, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, ci poniamo l'obiettivo di accrescere la competitività delle aziende vitivinicole calabresi. La misura in questione di fatti prevede il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, al fine di valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio e ai vitini tradizionali di maggior pregio enologico commerciale e migliorare le tecniche di gestione dei vigneti, oltre che ridurre i costi di produzione attraverso l'introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali. Sottolinea ancora l'assessore Gallo, con risorse pari a 2 milioni di euro assegnate alla Calabria dal MIPAF, garantiremo un sostegno importante alle aziende del settore che hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni in termini qualitativi e quantitativi. Considerate oltretutto le difficoltà dovute al lockdown e l'incertezza sull'entità della dotazione finanziaria assegnata dall'Unione Europea all'Italia per il periodo 2021-2027, i produttori vitivinicoli regionali hanno bisogno di punti fermi. Questa forma di sostegno pubblico costituisce di fatti un punto di partenza necessario per la tutela e la promozione della qualità dei nostri vini. Situazione della depurazione in Calabria con 13 siti inquinati, 12 di questi sono altamente inquinanti. A cosa servono gli investimenti pubblici per la ripresa post-Covid se il mare calabrese, importantissima risorsa per il turismo estivo, continua ad essere inquinato in diversi punti? La Calabria non passa i controlli di Goletta Verde che dal 29 giugno al 2 luglio ha fatto tappa con la sua tradizionale campagna dedicata alla verifica dello stato di salute delle coste. 6 punti monitorati in provincia di Cosenza, tutti i risultati entro i limiti di legge. Si tratta del punto sulla spiaggia di fronte al canale del Pescatore a Villa Pianalido, del punto sulla foce del Crati, località Laghi di Sibari, del comune di Cassano allo Ionio, del punto spiaggia di fronte il torrente Coriglianeto in località Marina di Schiavonea a Corigliano Calabro, di un punto sulla spiaggia di fronte alla foce del torrente Colognati a Marina di Rossano e ancora di un punto sempre sulla spiaggia presso la foce del fiume Bagni al confine tra i territori comunali di Acquappesa e Guardia Piemontese e infine un punto sulla spiaggia presso la foce del Noce a Tortora Marina. 7 punti invece monitorati in provincia di Reggio Calabria. Sono risultati entro i limiti quello della spiaggia di fronte al canale sul lungomare in via Colombo a Marina di Gioiosa e quello sulla spiaggia libera in località Anna di Merito Porto Salvo. Invece, fortemente inquinati altri 5 siti in provincia di Reggio. Sono sulla spiaggia dove c'è la foce del fiume Pantano Grande, in località Sabbie Bianche, nel comune di Brancaleone Marina. Sulla foce del torrente Annunziata presso il lido comunale di Reggio Calabria era ancora inquinato sulla foce del torrente Bagnara Calabra e sulla foce del Petrace di Gioia Tauro ed ancora sulla foce del Mesima di San Ferdinando. Insomma, la piana di Gioia Tauro ne esce pressoché sconfitta. 3 punti indagati in provincia di Crotone, tutti risultati fortemente inquinati. I punti sono le foci del fiume Passo Vecchio e Esaro, entrambi a Crotone, e un punto sulla foce del canale presso la spiaggia in località Le Castella a Isola Capo Rizzuto. E parliamo ovviamente di località di mare abbastanza conosciute. In provincia di Catanzaro invece sono stati analizzati 3 punti, uno sulla spiaggia nei pressi del fosso Beltrame tra i comuni di Montepone Lido e Soverato ed è risultato, pensate, fortemente inquinato. E gli altri 2 sono risultati entro i limiti di legge. Sono i punti sulla spiaggia presso la foce del torrente Spilinga alla Mezzia Terme e Gizzeria e sulla foce del fiume Savuto a Nocera Terinese. Infine, i 5 punti monitorati sulla spiaggia di Vibo Valentia, in particolare nei pressi della foce del torrente San Giovanni a Marina di Nicotera e sulla spiaggia vicino alla foce del fosso Sant'Anna in località Bivona a Vibo, sono stati giudicati inquinati nei punti della foce del torrente Ruffa in località Turiano a Ricadi e sulla foce Angito in località Calamaio a Pizzo. Fortemente inquinato infine il punto sulla foce del torrente Muria in località Piana di Vada a Briatico. Insomma, non vediamo buona salute delle acque. A questo stato d'arte impietoso va ad aggiungersi la notizia di qualche settimana fa di una complessa attività di indagine in campo ambientale
numerose le sanzioni per scarichi oltre i limiti consentiti dalla legge, nonché per la mancanza delle relative autorizzazioni. Nella stessa operazione sono stati eseguiti 15 sequestri relativi ad impianti di depurazione e ad aree deturpate da fonti inquinanti. Dei 900 agglomerati italiani colpiti dalle procedure di infrazione inferte all'Unione Europea per la criticità dei sistemi di depurazione, pensate, ben 188 sono in Calabria. Anche per questo bisogna chiedere di conoscere e di sapere se è stato predisposto il programma di efficientamento dei sistemi depurativi ricadenti nella procedura di infrazione. Ovviamente quella della buona depurazione deve essere una priorità per le amministrazioni regionali e naturalmente in futuro ci vuole maggiore trasparenza, oltre che azioni concrete per superare le attuali problematiche e restituire il mare pulito a questa terra. Disordini all'interno della tendopoli che ospita i migranti a San Ferdinando. La procura di Palmi ha notificato l'avviso conclusione indagini nei confronti di 9 soggetti accusati di interruzione di pubblico servizio. La Procura di Palmi ha emesso un avviso di conclusione delle indagini a carico di 9 cittadini extracomunitari, già ospiti della tendopoli di San Ferdinando, per i danneggiamenti e i furti commessi lo scorso 1 aprile ai danni della struttura allestita nella piana di Gioia Tauro. Lo scorso 1 aprile, lo ricordiamo, in occasione della protesta di un gruppo di migranti extracomunitari della tendopoli di San Ferdinando, erano state compiute una serie di presunte azioni illegali di danneggiamenti e furti negli uffici amministrativi ed operativi della stessa tendopoli. Le indagini immediatamente avviate dal personale del commissariato di polizia di Gioia Tauro, guidato dal dirigente Diego Trotta e coordinate dalla Procura di Palmi, diretta dal procuratore Ottavio Sferlazza, hanno consentito di individuare i responsabili di tali reati. Ai 9 indagati oggi sono contestati i reati di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio in concorso, nonché a carico di un 28enne maliano il reato di furto. Nei confronti di tutti gli indagati sono stati già emessi dal Comune di San Ferdinando ed seguiti con l'assistenza delle agenti del commissariato di polizia di Gioia Tauro i provvedimenti amministrativi di allontanamento dalla tendopoli. Al voto, il nostro approfondimento sul consulto elettorale di Siderno con 4 ospiti in studio, la conduzione di Tassone. Andiamo a rivedere uno stralcio di trasmissione. Abbia bisogno più di che di parlare di persone, abbia bisogno di parlare di cosa si deve e si può fare, perché Siderno in questo momento, cioè non possiamo, nessuno di noi sopporta più di vedere la città in queste condizioni. Io spero di sentire da qui a breve, visto che adesso le elezioni sono state posticipate, qualcosa di più che si discuta più su che cosa si debba fare o se non chi debba fare, che cosa poi non ci sa. Secondo me è questa la cosa più importante. Quindi lei non esclude la possibilità di candidarsi a sindaco qualora ci fosse? Io non escludo la possibilità di candidarmi a sindaco personalmente, come la escludo per ognuno, perché ti dico, penso che non è importante che ci sia Riccardo Ritorto, ci sia Antonio Comis, ci sia Antonio Cutugno a fare il sindaco. Ci vuole un progetto credibile, anche perché si hanno bisogno di un'inversione di tendenza, perché ci si può dire la qualunque, si può parlare di Locri, si può parlare di Roccella, si può parlare di Placani, di qualunque, ma se Siderno non riparte è inutile, questa zona non ripartirà. Sono d'accordo con lui sul fatto della condivisione, in questo momento bisogna condividere tanto e molto. Chiaramente io mi sono candidato per fare il sindaco, ci tenterò, ma nella denegata ipotesi che noi dovessimo fare l'opposizione, sarà senz'altro un'opposizione positiva, perché noi saremo vicino alla maggioranza, ma per un semplice motivo: questo non è il momento di litigare, questo è il momento in cui ci dobbiamo unire tutti per rialzare e far rialzare questo comune. Effettivamente era, anche e soprattutto dal punto di vista economico, il paese più importante della fascia ionica. Parlando anche pochi giorni fa con un ingegnere, che mi dicevano che il valore delle case è diminuito, ad esempio, e questo è sintomatico di un paese che non sta andando bene anche da questo punto di vista. Sì, mi candido da sindaco, ma soprattutto ho cercato, penso di esserci riuscito al momento, di fare delle liste veramente lontano da ogni dubbio e perplessità che si possono avere in riferimento alla moralità dei candidati. È necessario non dare più nessun motivo a chi ci osserva, nessuno spunto per dire
ancora una volta Siderno sarà commissariato. Noi non ci stiamo, noi siamo contrari, noi diciamo vogliamo fare ognuno una lista unica, poi possiamo anche dire sì, facciamo una lista unica invece di farne due, tre a testa, che ne ha tre e quant'altro. È anche giusto rispettare chi ha voglia di mettersi in gioco e quindi di schierarsi, di scendere in campo, però dobbiamo fare veramente il massimo e stavolta tocca a noi. Come Riccardo siamo qui dopo lunghi anni, io dopo 10 anni di inattività, Riccardo qualcosa in meno. Ritengo che comune per qualche sì, dopo un percorso, dopo esperienze bellissime trascorse insieme gomito a gomito, io direi che forse non sono maturi i tempi, perché non basta oggi essere persone limpide per bene, bisogna anche apparire persone per bene, e chi ha la responsabilità e chi ha avuto la responsabilità di amministrare, soprattutto considerando quello che è successo negli ultimi 10 anni a Siderno, deve assumersi una responsabilità maggiore, è quello del senso di responsabilità che bisogna avere. Io, per quanto riguarda la mia posizione personale, ritengo che ad oggi i tempi per un impegno diretto non siano ancora maturi. Io lavorerò in ogni modo affinché questo possa avvenire in un futuro, e come lo auguro a me, lo auguro a tantissime persone che oggi si ritraggono dall'impegno politico. Io una considerazione vorrei farla rispetto a chi oggi si impegna, qui abbiamo un candidato a sindaco ufficializzato, io veramente vorrei apprezzare e stimare le persone che oggi intendono coraggiosamente impegnarsi, perché sappiamo tutti quali sono i rischi. In un momento storico particolare della nostra comunità, con delle leggi che secondo me sono assolutamente obsolete e all'epoca tracciate su onde dell'entusiasmo che secondo me ad oggi non sono più attuabili, anche perché voglio ricordare un dato: la legge sullo scioglimento, cioè l'ex articolo 43, c'era ancora la lira, quindi stiamo parlando di più di 20 anni fa. Quindi forse sarebbe ora di rivedere quella legge, anche perché non si combatte la criminalità danneggiando una comunità, martoriando una comunità, perché credo che comunque chi oggi abbia la maturità e la volontà di spendersi per il proprio territorio non lo faccia assolutamente per servire nessuno se non la comunità. Noi quando siamo arrivati, prima abbiamo parlato del dissesto, quando siamo arrivati noi abbiamo trovato altre due situazioni finanziarie delicate. Una, il riaccertamento straordinario dei residui, perché oltre a ripianare il dissesto, ora sono fatti un po' tecnici, spiego molto semplicemente, la commissione straordinaria che ha amministrato il comune negli anni precedenti aveva praticamente approvato il consuntivo 2014 senza il conseguente riaccertamento straordinario dei residui, che vuol dire che bisogna fare una ricognizione dei crediti e dei debiti, delle posizioni giuridiche, delle varie posizioni attive e passive dell'ente, vedere da lì è venuta fuori una mancanza di altri 6.500 euro che noi abbiamo ripianato, 6.500.000 che noi abbiamo ripianato. L'altra problematica che è sorta non è un contenzioso con i commissari, attenzione, nessuno ce l'ha con i commissari, guardate, adesso dico una cosa e la penso veramente, penso che mi possiate credere, guardate che le istituzioni si rispettano sempre e comunque, il contenzioso non è con i commissari, noi non abbiamo un contenzioso con i commissari, certo. Succede una cosa molto semplice, come ho detto anche noi abbiamo utilizzato le iniezioni di liquidità. I commissari nel 2013 chiedono l'accesso a un fondo di liquidità, il DL35, e dicono guardate ci sono circa 15 milioni di euro di debiti, se ce li mandate noi con questi chiudiamo la cosa e non si fa il dissesto. Il Ministero ne manda una prima tranche, arrivano questi soldi vengono utilizzati per pagare alcune ditte, le altre poi sono state pagate al 50%. Vengono utilizzate per pagare queste ditte, dopodiché si dichiara lo stesso il dissesto. E i 5 milioni? Secondo quella che era la delibera, l'organismo straordinario di liquidazione avrebbe dovuto restituirli al comune, che doveva dargli i soldi per la restituzione. Noi riteniamo che i 5 milioni non siano stati utilizzati nel modo più conforme possibile, abbiamo semplicemente richiesto un accertamento su questo punto. Anche Taurianova si appresta alla consulta elettorale a settembre, anche qui una nostra tribuna elettorale.
Ecco, noi naturalmente in questa fase, come penso anche in futuro, oltre alla protesta cercheremo anche di polarizzare una certa attenzione sulla proposta. Visto il percorso, Taurea Nova da dove viene? Attualmente, dedicando anche un pochino di attenzione, Taurea Nova dov'è? Taurea Nova dov'è? Dov'è in questo momento? Diciamo che Taurea Nova c'è. Cioè, nonostante alcune ferite che è la passata, non voglio essere critica, ma se qui parliamo di politica, ecco, un pochino dobbiamo anche mettere un po' di sale a questa conversazione, e nonostante le mille ferite che ha lasciato la passata amministrazione, anche da un punto di vista non solo culturale, ma anche da un punto di vista umano e politico, Taurea Nova ha avuto questo senso di rivalsa e di rinascita, perché lo dobbiamo sempre dire, io lo ricordo e lo rammento sempre, i taurianovesi è un popolo forte, un popolo che reagisce ogni qualvolta c'è da rinascere, come si suol dire, quello che non ti uccide ti fortifica, arrivato ad un certo punto. Quindi in questo momento Taurea Nova, se noi la guardiamo, sì, è ferita, ha delle carenze, ha delle mancanze, perché ad oggi, ecco, manca una guida politica, in quanto il Consiglio Comunale, per le varie traversie che l'amministrazione precedente ha fatto e che non ha sicuramente avuto quel compito di stare vicino ai cittadini e ai fabbisogni dei cittadini, il Consiglio Comunale, ecco, deciso un po' di chiudere questa fase amministrativa. Nonostante questo, i nostri amici taurianovesi, soprattutto i commercianti, hanno dato una svolta a quella che è la loro immagine economica, rilanciando anche l'aspetto oltre che economico, ma anche sociale del paese. Difatti adesso, se prima i ragazzi, si è parlato sempre di questa movida che si spostavano verso altri paesi, sì, e vicinori, invece in questo momento rimangono a Taurea Nova, e questo mi permetta di dire, è stato sempre lo slogan che io ho utilizzato già dal 97, che era lo slogan che ho sempre preferito per le stagioni estive, che era restate a Taurea Nova. Ecco qua, un po' di nazionalismo, diciamo, paesano non fa mai male. Ecco. E i commercianti, sì, chiedo scusa, chiudo. I commercianti in questo momento hanno dato veramente atto di coraggio, atto di voler dare di nuovo una spinta propulsiva di programmazione e anche organizzativa da soli, in autonomia, senza che nessun partito o che nessun politico dietro, o amministrazione qualsivoglia, gli desse l'input, ma è partito da loro voler far rivivere una città che ha ancora tanto e tantissimo voglia di rinascere e di dimostrare la propria appartenenza ad un territorio. Allora, Taurea Nova dov'era prima del 2015, sì, dell'avvento dell'amministrazione Scionti? La Taurea Nova del 2015 è una Taurea Nova che viene fuori da una situazione economica finanziaria devastante. Ho sentito tante belle cose, però non ci dobbiamo mai dimenticare quello che era Taurea Nova, cioè è quello che ha portato gli 11 milioni di euro di debiti dovuti a cose fatte negli anni che vanno soprattutto dal 1997 al 2006-2008. Questo è un dato di fatto, lo dicono le carte, quindi Taurea Nova all'avvento dell'amministrazione Scionti eredita un comune che già nel 2011 era in una situazione di predissesto, dove bisognava cercare di riequilibrare i conti. I conti non si è riusciti a riequilibrarli, infatti la Corte dei Conti si è espressa sul piano di riequilibrio rimodulato sempre sull'amministrazione precedente e quindi dichiarando poi il dissesto. Quindi questa è la prima cosa importante da definire. La seconda è che invece eravamo poi in un comune che dal 2007 al 2015 ha avuto ben 5 amministrazioni, considerando le 2 o le 3 commissariali, 6. Quindi che una durata media di un anno e mezzo, e quindi una Taurea Nova che non programmava più da un decennio quasi non programmava, cioè non esisteva la parola programmazione. Questo è il punto di forza che è stata di quella dell'amministrazione, secondo me, Scionti, che dico Scionti perché è l'amministrazione ultima uscente, proprio perché ha cercato di mettere i cocci, ma i cocci messi in un modo per dare una visione
alla città, e questo si è fatto su tantissimi fronti, perché io oggi se sono qui a parlare non parlerò di cose che sono state pensate, anche se ce ne sono state tante finanziate, ma di cose anche fatte, realizzate. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Bentornati in seconda parte del TG, cominciamo da una campagna di donazione sangue, andiamo all'Avis di Reggio Calabria. La Polizia di Stato non si ferma e proprio in estate mette in campo tutte le energie migliori. Una donazione di sangue dinanzi la Questura di Reggio Calabria ha visto una grande partecipazione di personale della Polizia di Stato e cittadini. Il primo donatore di sangue è stato proprio il Questore Maurizio Vallone, che ha voluto incoraggiare tanti altri a farlo. In estate c'è maggiore carenza di sangue nelle strutture ospedaliere, per questo motivo abbiamo deciso di mettere insieme tutte le nostre associazioni territoriali e su e giù per lo stivale raccogliere sangue, ha affermato Claudio Saltari, presidente nazionale Donatori Nati. L'autoemoteca dell'Avis ha accolto i tantissimi curiosi e donatori. Grande soddisfazione per la partecipazione all'iniziativa è stata espressa dal presidente regionale Giuseppe Presto. 16 le sacche raccolte, un numero importante se pensiamo che in estate c'è un calo di donazioni. La Calabria è terra generosa e non deluderà le aspettative anche nelle prossime tappe, ha concluso Giuseppe Presto. Stabilizzazione precari a Caulonia, l'annuncio del primo cittadino Belcastro. Impegno mantenuto dal sindaco Caterina Belcastro, che con la delibera di giunta 154/2020 prevede l'assunzione di tutti i lavoratori a tempo determinato ex LSU e LPU a Caulonia. Una grande sinergia dal primo incontro avuto in occasione della delegazione trattante sindacale dello scorso anno, dove il sindaco già manifestava l'intenzione di voler procedere alla stabilizzazione, un piano programmato che in due fasi ha raggiunto l'obiettivo a cui non tutti credevano. Stabilizzazione fortemente sostenuta dalla CISL, ma il merito bisogna riconoscerlo all'amministrazione guidata dal sindaco Belcastro, che con la professionalità dei responsabili dei vari settori si sono prodigati per il raggiungimento di questo grande sogno. Dichiara soddisfatto il segretario generale Vincenzo Sera. La CISL FPL sottolinea la sensibilità dimostrata dal sindaco a voler mantenere la categoria di provenienza dei lavoratori senza penalizzare ulteriormente, come avvenuto in altri enti. Confidiamo in una celere attuazione di quanto condiviso, prosegue Sera, per chiudere e concludere presto questa lunga e storica partita di stabilizzazioni. Infatti adesso si aspetta il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali. Su richiesta della CISL, il 27 luglio siamo stati convocati dal sindaco alla presenza di altri amministratori e del segretario comunale, dove la CISL FPL, con la presenza anche del segretario generale aggiunto Giuseppe Rubino, ha chiesto la riorganizzazione dei servizi e l'impegno per tutti i lavoratori per l'aumento orario rispetto ai criteri meritocratici e il raggiungimento degli obiettivi. Richiesta condivisa dall'amministrazione, un'ampia disamina delle diverse problematiche, tutela per i lavoratori, proposte condivise da parte dell'ente improntate a migliorare i servizi da erogare all'utenza. La CISL FP, assicura Sera, proseguirà a chiedere la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU e LPU, sempre attraverso le proficue relazioni sindacali, affinché si completino nel più breve tempo possibile, nessuno escluso. Serata divertentissima al Teatro al Castello di Roccella Ionica con i Soldi, Spicci Show proprio ieri sera. Serata dai grandi numeri ieri al Teatro al Castello di Roccella Ionica. Il rispetto della normativa anti-Covid non ha ostacolato la presenza di un vasto pubblico che segna l'inaugurazione dei grandi eventi della struttura roccellese. Tanto divertimento per i giovani e meno giovani per una stagione teatrale della Locride itinerante. Possiamo essere ritenerci soddisfatti nonostante le limitazioni, i divieti, la normativa che comunque ci costringe ad avere meno pubblico, perché ci obbligano a non far entrare oltre un certo numero, però quello che ci viene consentito possiamo ritenerci molto soddisfatti, perché sicuramente diciamo, le sedi, le poltroncine diciamo, disponibili entro il numero verranno tutte occupate dal nostro pubblico, quindi una serata sicuramente eccezionale all'insegna del divertimento, ecco. Hai detto bene, del divertimento. Del divertimento, prossima tappa, ancora a Rocciolo ci spostiamo? No, la prossima tappa ci spostiamo sull'Ocri,
prossima tappa sarà il 5 di agosto con uno spettacolo di Franca Rame e Dario Fo. Coppia aperta, un titolo molto 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 utilizzato negli anni passati, uno spettacolo rappresentatissimo un po' da tutte le parti, che adesso è stato ripreso da Salinas, Antonio Salinas, protagonista di questo spettacolo. Quindi aspettiamo il pubblico numerosissimo per giorno 5, sera del 5, nella corte del Palazzo Storico di Città di Locri, che lo spettacolo teatrale si sposa egregiamente in quel contesto che è contornato da questo palazzo storico, quindi acusticamente molto rispondente, diciamo silenzioso, si entra e diciamo non è disturbato da rumori esterni, quindi lo spazio, pur essendo aperto, diciamo che funziona egregiamente per gli spettacoli estivi. Chiuderanno il 6 di settembre, per cui abbiamo circa 26 rappresentazioni tra luglio, agosto e settembre, quindi un programma vastissimo, sicuramente quello tra quelli più numerosi che esistono in Calabria, non so se è il più numeroso, ma comunque tra i maggiori programmi calabresi. Ma andiamo alla serata che ha segnato un nuovo sold out per i Soldi Spicci Show. Il duo comico palermitano, reduce dai grandi successi in TV e a teatro, che firma la regia di un nuovo spettacolo, compiendo un passo in avanti nella rapida carriera che li ha visti già protagonisti televisivi di Colorado e nella pellicola cinematografica La Fuitina Sbagliata. Il nuovo testo, scritto da Andrea e Claudio in collaborazione con Salvo Rinaudo, racconta la moderna coppia descrivendo i rispettivi ruoli maschili e femminili. Il risultato è uno spaccato sociale che offre interessanti punti di riflessione per lo spettatore. Claudio e Andrea, soli i Soldi Spicci a Roccella Ionica, assodato che siete fidanzati, la quarantena, conviventi, questa sera in esclusiva avete detto che avrete un bambino. Era uno sketch, no, ragazzi. No, non prendete no, troppo seriamente le no. cose. Cioè, allora, lei forse qualche pensiero, questa quarantena ha portato male, ragazzi. Ha portato male a tutti. Ha portato male. Tra l'altro, molti nostri amici sono rimasti incinti di questa quarantena. Io spero, insomma, che siamo rimasti. Diciamo, ancora non è il momento. Ancora ecco, non è il diciamo, momento. Se ne chiacchiera così allegramente, ma non è il momento. È solo nello spettacolo, non siamo ancora pronti, io no. Soprattutto, ecco. Ma dai, auguri, io non ne sapevo niente, a saperlo ti portavo un regalo, auguri vero. Con chi ti stai sposando? Tu ti stai sposando con uno, quest'uno chi è? Lui chi è? Mischino chi è? Lui chi è? Poverino chi è? Lui chi è? Guarda, purtroppo è un cretino. Talmente tanto cretino che per il giorno del suo matrimonio non si ricorda di essere lo sposo. Ma proprio cretino vero? Cioè, ma come si fa a essere così cretino? Cioè, scusa se te lo chiedo, ma com'è che te lo sei scelto? Ma guarda, me lo domando pure io tutti i giorni. È che mi dicevano, va dove ti porta il cuore. Poi ho scoperto che l'amore è cieco e ho fatto sta bella minchiata. No, io veramente, ma scusa, ma... Ma guarda, in realtà noi lavoriamo sul web dal 2014, quindi diciamo sono 6 anni che lavoriamo costantemente e non è un successo che è arrivato così dal nulla, ma è un successo lavorato, sudato, e quindi la gente, mi piace dire che sta crescendo insieme a noi, il nostro pubblico sta crescendo insieme a noi e ci segue anche sul web, quindi è una cosa veramente bella. Io, se posso dire la mia, io ovviamente il successo me lo aspettavo, perché con la mia bellezza era inevitabile avere tutto questo successo, solo grazie alla mia bellezza, cioè voglio dire, dove si vede un altro così, quindi io me l'aspettavo. Noi belli veniamo facilmente fuori, ecco. Tu? Io so bellezza. Ma io mi aspettavo proprio di stare con lui, capito? No, sai proprio le sorprese della vita. Per com'è che sto con lui? Non lo so, però è successo, quindi questo non me l'aspettavo. Allora, io ricco non ci sono sicuro, ecco. Ma nemmeno dotato. No, non c'era bisogno di dirlo qua davanti a tutti. Che poi dico, io veramente me lo chiedo. Com'è che io mi sono messa con lui? Ancora? Io, che da piccola sognavo il principe azzurro. Bello, alto, muscoloso, addominali perfetti, tutto perfetto. E mi sono messa con lui. Un uomo senza culo. Ma che di... Ma non ci credete, dici? Non ci credete, ve lo faccio vedere. Ma che fai vedere, ma che fai vedere? Facciamo dimostrazione scientifica. Ma veramente, siete veramente... Questo culo, Questo non è culo. A me l'hanno venduto per culo questo, no. Se posso... No.
Questa è la colonna vertebrale che a un certo punto si divide. Vedete? Queste non sono due chiappe. Come? Questi sono due iPad. Allora, ci sono tanti progetti per Scaramanzia, diciamo alcuni. Allora, abbiamo il secondo film in cantiere che stiamo scrivendo. Il secondo figlio? No, vabbè, che poi secondo... il film è un po' come un figlio, quindi forse... Esatto. No. Però potete trovare il nostro film, La Fruttina Sbagliata, su Netflix, che c'è da poco. Quindi per il momento guardatevi questo. Noi, in attesa che aprono i set, ci ritorniamo ad una vita normale, speriamo di poter girare presto anche il secondo. Che? Tu invece quanto pesi? No. Non è la domanda giusta da fare. Tu quanto pesi? Ma ora l'amore che va a chilo, amore. Dimmi quanto pesi. 55 kg. Che schifo! Soltanto 55 kg d'amore. Veramente, che schifo. Ed io che per lui ho lasciato il mio ex, Ciccio Cricchio. Lui sì che mi amava. Lui pesava 120 kg. Quello stava scoppiando d'amore proprio, c'aveva amore. No, come te, no. Perché se io sono ridotta in queste condizioni è per colpa tua. Amore, io non ho fatto niente, non amore. Non ho fatto niente. Dale che è esaurita, non ho fatto niente io. E facciamo l'anniversario e mi porto al ristorante. Per San Valentino mi compri i cioccolatini, andiamo al cinema e mi compri i popcorn, faccio il compleanno e mi regala la torta. Dimmi tu se non mi devi incazzare. Tu sei peggio del coronavirus. Tu sei peggio. C'è non solo uno spende soldi dalla mattina alla sera, amore, che è l'anniversario, è Natale, Capodanno, e cose, in più se... No, hai ragione, amore. Il torto è mio, amore, il torto è mio. Ma lo vedi? Al prossimo anniversario, hai ragione tu. Al prossimo anniversario, altro che torte spumante, brindiamo Catesana, brindiamo. Telemia! Un bacio grandissimo dal bello. E da quella così così, insomma. Ciao Telemia! Ciao ragazzi! E di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente tra una vettura e un mezzo pesante avvenuto sulla strada statale 106 Ionica a Cropani Marina in provincia di Catanzaro in corrispondenza del chilometro 204 in direzione Taranto. Il tratto è stato provvisoriamente chiuso al traffico. Rilievi subito per capire le cause dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e le squadre ANAS impegnate da subito nella gestione della viabilità. E adesso la nostra mini rassegna stampa. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Il virus circola, l'emergenza resta, via libera del Senato, le misure speciali adottate per la pandemia in vigore fino al 15 ottobre. Conte il Premier, scelta resa necessaria, dice dall'evidenza globale. Salvini s'appella al Colle. Proseguiamo, la fotonotizia di centropagina, l'OSR indica le priorità agli amministratori locali, scuole in Calabria, l'apertura divide regione e comune. Tre notizie nel taglio alto sono i titoli sottotestata, Reggio, cause rifiuti, un incubo e la città brucia, vedete spazzatura incendiata ad Arghillà. La politica, le elezioni amministrative di Reggio Calabria, la Lega insiste su Minicucci, Forza Italia cerca alternative. Poi l'operazione GR di Reggio Calabria, assistenza ai latitanti, droga e armi, la base operativa dell'Andrangheta, in una cava a Gioia, 14 arresti. Palmi, siamo già a spalla, neppure le spiagge sono uguali, Scinà dimenticata. Rosarno è ok al progetto per 184 nuovi posti al cimitero. A San Ferdinando, danneggiamenti alla Tendopoli, ci sono 9 indagati. A Gerace, strada provinciale 1, ancora dissestata, il caso sottoposto alla De Micheli. Poi si parla di calcio, l'Inter batte il Napoli e respinge l'Atalanta. La Juve questa sera va a Cagliari, la Juve che è campione d'Italia. Chiudiamo con il quotidiano del Sud, scuola, scontro sulla riapertura, regione, settembre, no dei sindaci. Migranti, adesso ci occupiamo di coronavirus, positivi 5 migranti, sbarcati a Crotone, ansia nel piccolo centro di Caccuri, il sindaco chiude il comune. Economia, 9.000 aziende calabrese a rischio, l'effetto della pandemia, 'Ndrangheta, aiuto ai latitanti, armi e droga, 14 arresti a Gioia Tauro. E poi la notizia che riguarda il centro pagina, vedete la foto news, i mosaici delle meraviglie, in mostra a Casignana dopo il restauro, la Villa Romana e i suoi tesori.
Parliamo di servizi, una multi-utility per acqua e rifiuti. Regione, si sono insediate le ultime commissioni. Aieta è il nuovo presidente. Reggio, comunali, tutti i paletti di Fratelli d'Italia in vista del voto di settembre a Reggio. Il partito a Roma richiama l'unità ma sollecita l'alleata Lega sul candidato. Minicucci non piace e stoppa ad accordi sotto banco lista PD con il freno a mano tirato. E poi l'operazione di ieri, vedete, lascia stare, se prende quella cassa salta in aria, così Zangaro sconsigliava un cliente. Era l'ultima news per quanto riguardava il Quotidiano del Sud, e oggi un'edizione molto ricca perché all'interno ci sono le pagine dell'estate 2020, un po' surreale, ma qualche iniziativa persiste. Grazie per averci seguiti, la linea ritorna alla nostra redazione. Il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. È tutto per questo giornale, grazie, riepilogo. Il futuro è Calabria, apre la 2 giorni di incontri, programmazione, risorse, Unione Europea. Santelli, si apre davanti a noi una partita importantissima. Depurazione Calabria, su 24 campionamenti effettuati lungo le coste calabresi, 13 sono risultati fuori dai limiti di legge e di questi 12 sono risultati fortemente inquinanti. Pubblicato avviso ristrutturazione vigneti, Gallo, dalla regione 2 milioni di euro in un momento di grandi incertezze. Vertice sul ritorno in aula tra regione e sindaci delle principali città calabresi e USR. Scuola alla regione boccia i rinvii. L'assessore Savaglio, un errore pensare di aprire ad ottobre, sarebbe troppo tardi, ma gli enti locali chiedono più tempo. Abramo, tanti lavori sono ancora da fare.